Konnichiwa e benvenuti tutti quanti voi nel mio canale, sono come sempre Giappo Gamer, ben ritrovati tutti quanti voi qui su Ni no Kuni 2 del Signor Regno. Allora, siamo nel stesso punto dove siamo lasciati nell'ultimo episodio, dove abbiamo vissuto una, direi, ottima boss fight contro Fulong di livello 25, insomma, quindi di 10, no, di 9 livelli superiori a noi, ma comunque, insomma, con l'aiuto di tutti l'abbiamo accoppato. Oppure direi l'abbiamo meglio, diciamo, bloccato, ecco, per il momento. Ma comunque, insomma, la situazione è questa qua. Dobbiamo tornare nella foresta di Nir, andare a parlare con Nir, che ovviamente era tutto quanto un imbroglio qui a Kangai. E va bene, andiamo. Raccogliamo un po' qui, bene così. Anzi, non è che possiamo utilizzare il teletrasporto, no? Instaporte. Sì, ok, Foresta di Nir. Lago di riposo, sì, bene così. Sì, andiamo direttamente. Bene così, bene così. Così vediamo. Ah no, siamo a livello 17. Quindi 8 livelli superiore era Fulong. Va bene, ok, abbiamo livellato e manco lo sapevo. Ok, bene, ottimo. Allora, andiamo a parlare col sommo Nir. Vabbè, parliamoci subito, eh. Ecco qua, che assomiglia un po' vagamente a Yoda e Guerre Stellari. Parla pure come Yoda e Guerre Stellari. Comunque, grazie, una grande cosa avete fatto. Promesso io avevo. Così ora voi potete prendere tutti gli alberi che vi servono. Infatti il nostro re Uccio Evan deve costruire il suo regno, per cui gli serve ovviamente per la costruzione dei primi edifici il legno. E quindi cosa migliore, qual è il regno, il legno del regno di Nir. Bene, grazie infinite. Finalmente dovremo iniziare a porre delle vere e proprie basi per la costruzione del regno. Cioè, quello che ho già detto io, sinceramente, ok. Oh, giusto per avvenire. Uno strano uomo ha rubato il vincolo di arca di Kangai. Sapete per caso qualcosa? Che hai tu detto? Impazzire i nomi tutelari fa una cosa simile. Sì, per fortuna siamo riusciti a calmarlo e per un po' non dovremmo avere problemi. Certo, semplice non è rubare un vincolo del Dearca. Già. Ma dimmi, forse il maleficio usava quest'uomo? Sì, era avvolto da una specie di aura viola. No. Vedete il maleficio Selenio l'origine? Ah, ecco. Selenio? Un diarca cattivo, il nome tutelare del paese di Galaverna. E a poter controllare un essere simile l'unico è il re Amnar. Possessore del vincolo del Dearca con quel nome tutelare lui è, proprio lui. No. Quindi basterà andare da lui nel suo paese e riprenderci quel vincolo? Difficile penso che sarà. 2000 anni fa Galaverna distrutta è stata insieme al continente Nazcano. Quindi stiamo parlando del sovrano di un paese che non esiste più da 2000 anni? Oh mamma, ma allora deve essere un mostro. Se rubare i vincoli di Dearchi altrui, uno come lui comincia, anche il ritorno di Selenio potrebbe star tramando. E se succederà dal maleficio, il nostro mondo fagocitato sarà. E guai grossi per tutti arriveranno. In effetti anche Tartruffo ci ha detto che è molto probabile che altri paesi vengano presi di mira. Oh, e non me guardà, che vuoi? Non possiamo lasciare Amnar libero di agire, soprattutto se progetta il ritorno di un essere così pericoloso. Ragioni più per affrettarci a creare un paese che faccia da centro nevralgico per tutta l'impresa. Ottimo, allora io direi di andare. Sì, andiamo a crearci il nostro paese. Oh bene, e io con voi vorrei venire, visto quello che per me voi avete fatto. Dite sul serio? Sì, e che gli altri siano già là, io credo. Cosa? Vediamo un po', guardate che animazione spettacolare allo studio Ghibli. A quanto pare non siamo riusciti. Ecco, hanno sentito tirare aria di avventura. Oh, dai che è già in costruzione. Bene, bene. Sugoi, Sugoi. Ehi, quando sono arrivate tutte queste persone?
Vito Prima dei Cieli, Silvani e anche agenti di Kathmandu. Tutta gente che vuole venire ad abitare qui. Sì, tutto molto bello, ma c'è stata un'impennata paurosa della popolazione. Più siamo e meglio è, io credo. E poi un po' la voce in giro io ho sparso, sapete? Nel nuovo regno di Sua Maestà Evan tutti troveranno rifugio, così io ho detto. Grande Nir, per avermi ridato la foresta io volevo ringraziarti. Questo è il mio regalo per te. Generosa parte tua. Un piacere per me è stato, però ministro dell'economia nel tuo regno vorrei che tu mi nominassi. Qualcuno più esperto di me in fatto di denaro io non credo esista. Di certo mi date una sicurezza in più. Quindi se Nir sarà ministro dell'economia vuol dire che Zoran diventerà quello della difesa? Sono un uomo giusto quando si parla di combattere. Secondo questa logica, io che sono stato presidente di un paese dovrei assistere il re. A un uomo sovrano serve qualcuno che lo sostenga. Roland, tu sarai il mio gran consigliere, hai decisamente più esperienza di me nella guida di un paese. Oh, e così sono un libro aperto. Il problema è che io... Un re ha il potere di scegliere i suoi ministri, o sbaglio? Va bene Evan, hai vinto. Sarò il gran consigliere agli ordini diretti di Sua Maestà. Quando un re comanda i suoi sudditi obbediscono, no? Grazie Roland, conto su di te. Bene, comunque Evan sei diventato più carismatico. Chissà, non so ancora se sarò in grado di regnare, ma voglio affrontare questa sfida a testa alta. Sento di volerlo fare. Per il bene di tutti quanti, e anche per me stesso. Oh, che testa che c'ho! Mi sono scordato una cosa importantissima. Stamma a sentire, Evan. Stai per creare un paese, quindi gli dovrai pure da un bel nome potente. A quello ho già pensato. Il nome del paese sarà... Estoria. Così chiameremo questo paese la nostra nuova patria. Eustaria? Bel nome, mi piace. Posso chiederti da dove viene? È il nome di un'antica ricorrenza che segnava la rinascita della natura intera. Una festa gioiosa. Oh, ho capito. Un significato di rinascita. Beh, ora che il nome è deciso, perché non lo diciamo a tutti quanti? Andiamo! Attenzione! Sua Maestà Evan, il nostro nuovo re, vuole pronunciare un discorso. Ascoltatelo! Ascoltatemi. Non so quale avversità si abbatteranno sul nostro nuovo regno. So solo che io voglio che sorga. Il mio sogno è creare un paese pacifico e meraviglioso. Un paese dove tutti... Evan, camminate al mio fianco, vi prego. La strada sarà irti di pericoli e difficoltà. Sei certi che condurrà alla speranza. E bravo al nostro re. Niente male, davvero. Nemmeno come te avrebbe saputo fare un discorso migliore, Evan. Questo è l'inizio del nostro nuovo regno, vero? Evan, ti seguirò ovunque e ti porterà la tua strada. Minna, arigato, grazie a tutti. Nir no hakarai de
Grazie all'interno di NIR molti nuovi compagni si uniscono a Evan, partecipando alla crescita del suo paese. Questi sono i primi passi che Estonia nuova sulla strada. Il desiderio di Almina è sempre più vicino a esaudirsi. Ok, riecco all'ormai solito sogno che fa Evan, molto ricorrente con questo ragazzo del sogno. Cosa con il muso lungo? Non si direbbe che tu abbia cominciato a costruire il nuovo regno? Beh, sono felice, ma sono anche sopraffatto da tutto ciò che ancora non capisco. C'è un'unità malvagia con un potere tale da distruggere il nostro mondo. Sarò in grado di fermarla? Di certo non ce la faresti mai da solo, ma tu non sei solo, giusto? Hai ragione. Non sono solo, ho dei compagni meravigliosi. Esattamente, Evan, è insieme a loro che dovrai percorrere la strada che hai davanti un passo alla volta. È vero, dovrò fare tutto ciò che posso. Sei maturato molto, Evan. Matane, a presto allora. Sì, a presto. Ok, vuoi salvare questi fatti finora? Direi di sì, un nuovo regno, bene così. Li salviamo proprio qui, bene così, slot 01. E vediamo un po' cosa ci capita in questo capitolo, questo nuovo capitolo. Ecco Eostaria. Ok, ed ecco la sala del re, ok, beh, non male, dai. Eostaria sembra sempre di più un vero e proprio regno. Sì. Ma era il momento di discutere in termini concreti dell'amministrazione di questo regno. Ho capito, radunerò gli altri. Ok, capitolo 4, il trattato di Aldavan. La costruzione del castello è terminata senza ostacoli. Penso sia arrivato il momento di amministrare il regno come si deve. In altre parole, dobbiamo creare le strutture necessarie e usare i talenti dei nostri sudditi per rendere il paese un luogo prospero. Così come ora non è molto diverso dalla vita spensierata che facevo nella Val Serpentina. Ho registrato ufficialmente come talenti tutti i grandi esperti che ci hanno aiutato fino ad ora. È una tappa fondamentale per dare la giusta direzione al regno. Evan, sta a te la decisione finale su come procedere. Alla fine si tratta di assegnare a ognuno un lavoro adatto alle sue competenze, giusto? Sì, direi che hai capito. Il modo migliore per imparare è la pratica, in ogni caso. Evan, quando vuoi procedere con lo sviluppo del regno, siedi sul trono e impartisci i tuoi ordini. Ok, missione aggiornata del nostro regno Eostaria, scusate. Siedi sul trono e gestisci il tuo regno. Ok, quindi questa prende appunto la parte simulativa di tutto quanto. Posso uscire, no? Ah, ok, bene, qua possiamo salvare. Ottimo così. Allora, vediamo un po' di gestire un minimo il regno. Ma vediamo un po' come sfruttare questa simulazione, questa grande novità di questo Ni no Kuni 2, ovvero quello di amministrare, ecco, un regno, di gestire un regno, la gestione del regno. Quando vuoi amministrare il regno,
Siedi sul trono, potrai sviluppare il paese e accedere a nuove risorse che ti saranno di aiuto nella tua avventura. Costruendo edifici, impiegando talenti ed effettuando sempre nuove ricerche, potrai accrescere la potenza del regno e aumentare sempre più le tue possibilità. Alcuni edifici permettono di creare oggetti speciali indispensabili per la tua avventura. È consigliabile costruirli il prima possibile. Ok, per iniziare il regno sono necessari dorados reali. Si tratta di una valuta diversa dai semplici dorados. Ah, ecco, bene. I dorados reali sono necessari per costruire edifici per aumentarne il livello e per effettuare ricerche. Puoi accedere alle casse reali per ottenere i tuoi primi dorados reali. Allora, le casse reali sono 2500 dorados reali, materiali zero, talenti, edifici, ricerche, aiuto. Ok, che figata, gestione del regno. Allora, abbiamo 0 su 7 persone, 1 su 17 di edifici. Ok, ovviamente il primo edificio è quello del re, quindi il castello del re. Ok, allora, influenza 1000. Ok, il regno di Eostaria. Allora, grazie all'impegno dei tuoi cittadini hai guadagnato 2500 dorados reali. Ti aiuteranno nello sviluppo di Eostaria. Ok. Ok, bene. Quindi vanno lì 2500. Puoi ottenere dorados reali dalle casse del regno dove si accumulano gradualmente grazie al lavoro dei tuoi sudditi. Più è grande la potenza del regno, più dorados reali è possibile accumulare. Inoltre, risolvendo i problemi dei tuoi sudditi, riceverai ulteriori dorados reali come ricompensa. Per controllare questi dorados reali hai accumulato, basta... che hai accumulato, basta accedere al menu principale. Ok, fin qua. Ora che hai ottenuto dei dorados reali, è il momento di costruire edifici. Scegli un edificio dal menu di gestione del regno e costruiscilo in cambio di un pagamento in dorados reali. Ogni edificio ha delle funzioni specifiche e può essere utile al regno per condurre nuove ricerche o raccogliere materiali. Inoltre, aumentando il livello degli edifici puoi migliorare le loro funzioni. Aumentando il livello del castello, anche il livello del regno crescerà e sarà possibile sbloccare nuovi edifici da costruire. Per alzare il livello del castello sono necessari molti dorados reali. Cerca prima di alzare il livello del regno costruendo nuovi edifici. Innanzitutto costruisci un edificio per ognuno dei 4 ministeri del regno. Va bene, ok, iniziamo a costruire, dai. Non materiali, tutto cose è vuoto. Ok, talenti, edifici. E vediamo un po' di gestione del regno. Ah, ok, così, bene. Allora, terreno disponibile per costruire il laboratorio magico. Ricerca, prendi e migliora incantesimi. Però dice, prima con i ministri, puoi costruire l'armeria. Terreno disponibile, va bene, ok, qua. Che figata, pure questa parte simulativa, ragazzi. Veramente, veramente incredibile. Allora, terreno disponibile, puoi costruire la forgia. Ricerca, fabbrica e migliora armi. Ok, qua fuori, niente, qua. Può costruire l'atelier dei cioffi, ricerca, crea e migliora cioffi, ok. Qua possiamo girare così. Il casamento non è migliorabile. Qua ci sono delle persone, allora questi quattro, allora, quale diamo più importanza? Alla forgia, all'armeria, il laboratorio magico. E vabbè, iniziamo dal laboratorio magico, va. Allora, terreno disponibile, puoi costruire il laboratorio magico. Ricerca, prendi migliore incantesimi. Costo 350 dorados reali. Influenza più 15.000. Requisiti nessuno. Vai, costruisci. Costo nuovo di video, ricerca in magia. Costruire il laboratorio magico? Sì. Oh, bene, già costruito, ottimo, per costruire il laboratorio magico, bene così. Ok, influenza è 16.000, bene. Però, zero persone, cavolo. Vediamo un po' come fanno a costruire. Come si fanno a prendere persone? Vabbè, poi vedrò, lo scopriremo insieme. Allora, saremo disponibili all'armeria, vediamo un po' quanto costa. 350 pure l'armeria. Sì, costruiamo pure l'armeria. Vuoi costruire l'armeria? Sì. Hai costruito l'armeria, bene così. Ok, ci rimangono altri 1800 dorados reali.
Vabbè, assoluto, costruire un po' tutto, va? Altri 350 dorato, requisiti nessuno. Vuoi costruire la forgia? Sì. Io che mi facevo problemi di soldi. Ok, costruire la forgia. Bene, costruzione completata. Ottimo così. 31.000, 46.000 affluenza. L'atelier dei cioffi. Assoluto, costruiamo pure questo qui. Bene così, costruire un po' tutto. Non so quanto... quante ore porterà via la simulazione, sinceramente non lo so. Comunque, bisogna comunque farlo, bisogna comunque migliorare il regno, piano piano. Una volta che hai costruito degli edifici puoi effettuare ricerche, ok. Negli edifici puoi svolgere delle ricerche utili per produrre nuovi oggetti, apprendere nuove abilità e aiutare Eva nella sua avventura. Ogni ricerca necessita l'aiuto di un talento con le giuste conoscenze e un pagamento di dorados reali. In alcuni casi potrebbero esserci anche altri tipi di requisiti. Una volta dato il via a una ricerca ci vorrà del tempo prima che questa venga completata. Più la ricerca è difficile, più tempo sarà necessario. I tempi di completamento della ricerca possono diminuire in base alle caratteristiche del talento o con un ulteriore pagamento di dorados reali. Ok, assegnare lavoro ai talenti, difesa, tecnologia, spiriti e magia. Per effettuare le ricerche sono necessari i sudditi con le conoscenze più adatte. I sudditi che lavorano per il tuo paese sono chiamati talenti. Ognuno di loro ha determinate caratteristiche tramite cui puoi capire a quale lavoro sono più adatti. Queste caratteristiche sono necessarie per effettuare specifiche ricerche. Ad esempio, per delle ricerche in campo militare sarà necessario un talento che conosca con conoscenze militari. Affidando ogni talento un lavoro adatto alle sue caratteristiche si otterranno maggiori benefici per lo sviluppo del regno. Prova ad assegnare un talento alla forgia e sviluppa una ricerca sulle armi da mischia. Ok. Forgia, bene. Assegna talenti. Assegna posto. Vai a Zoran, bene così. Grande, vediamo un po'. Razza umana, colore delle vipere, messieri, pirata dei cieli, novizio, animalista. Samura per la natura degli animali aumenta la probabilità della fattoria. Carro invece di una banana aumenta l'efficienza della gilda degli esploratori. Vabbè, poi vediamo. Facciamo ricerche. Armi a mischia 1. Bene così. Divice non ha un valore di efficacia abbastanza elevato. Influenza più 4.000, costo 150. Completare la ricerca gli darà un minuto. Vabbè, comincia a ricerca. No, ricerca non ha un valore di efficacia abbastanza elevato. Vediamo un po', abbiamo assegnato altri talenti? Vediamo un po'. Carro? E anche grande, vai, tutte e tre, va. Ok, bene così, vediamo un po'. Ma le persone che fanno? Vanno in automatico o bisogna posizionare in qualche parte? Allora, qua ce ne sono comunque giustamente 3. Qua i cioffi, 0. Vai, ricerchi, armi a mischia 1. Ok, hai cominciato una ricerca su armi a mischia 1 presso la forgia, bene così. Ok, bene bene. Ottimo così. Termina la ricerca. No, ci ha messo meno di un minuto. La ricerca su armi da mischia 1 è stata completata. Bene così. Ok, influenza 65.000. Sembra la tua ricerca sia stata completata con successo. Ma il tuo regno non ha bisogno solo di ricerche. Assegnando dei talenti ad alcuni tipi di edifici, come ad esempio le fattorie, è possibile raccogliere regolarmente materiali. Dalla gestione del regno puoi accedere ai materiali e prendere i materiali raccolti che ti dispettano. Esiste un limite alla quantità di materiali che può essere conservato nel regno, è consigliabile quindi recuperarli regolarmente. Amministrare il regno è una cosa complessa da fare. Già, me ne sono accorto. Puoi consultare nuovamente queste spiegazioni in qualsiasi momento accedendo al menu di aiuto. Ok, bene così. Ok, ecco il nostro Reuccio Evan. Produrre equipaggiamenti è importante, ma dovremmo pensare anche agli incantesimi e ai cioffi. Lo so, Shanti, però
Purtroppo devo dire che tra il personale a nostra disposizione non sembra esserci nessuno con competenze relative ai cioffi. Oh. I cioffi sono classificati come spiriti, giusto? Oh. Esatto, allo stato attuale non abbiamo nessun talento in grado di aiutarci nello sviluppo dei cioffi. Vorrei reclutare una persona competente. Beh, ci sarebbe Clara, zia Agata? Ma certo, di... Ah, scusa, zia Marta. Ma certo, che dici, di Marta? Chi è Marta? Zia Marta è una signora che abbiamo incontrato durante il viaggio a Val Serpentina. In effetti sembra essere la più grande esperta di cioffi. Yes. Se siamo d'accordo sarà meglio sbrigarsi. Proviamo a farle una visita? Ok, il nostro regno osteria. Vai a reclutare zia Marta. Ok, ma possiamo farlo anche nel prossimo episodio. Per quanto riguarda questo episodio qui di Ni no Kuni 2 di Sio Regno, ovviamente termina qui. Insomma, abbiamo vissuto la simulazione di questo nuovo regno, del regno di Evan e Eustaria. Bene così, insomma, se vi è piaciuto vi invito a lasciarmi un bel like, un commento a condivisione con i vostri amici, far conoscere Giappogaming in lungo e largo. Io vi ricordo di seguirmi sui miei social, ovvero la pagina Facebook Giappogamer, su Instagram, su Twitter e sul canale di Telegram. Io vi ringrazio uno a uno per essere arrivati fin qui, dal vostro Giappogamer è tutto. Sayonara e ai prossimi episodi.